Dottor Davide Parison della Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta. Un approfondimento sulle malattie rare e soprattutto sulla ricerca farmacologica in merito a queste. Qual è l'evoluzione in Italia e in Europa? L'evoluzione è in accelerazione. Malattie rare sono quelle che hanno una frequenza bassa nella popolazione. In Europa una persona ogni 2000 abitanti per ciascuna malattia. Complessivamente sono però molto frequenti perché si stima che in Europa ci siano fino a 30 milioni di soggetti affetti. Per ogni malattia però è difficile attuare un percorso per la ricerca farmacologica, quindi le autorità regolatorie si sono messe in moto già molti anni fa, prima negli Stati Uniti, poi dal 2000 anche in Europa, facilitando il percorso della ricerca farmacologica per le malattie rare con una sorta di percorso preferenziale che accelera l'arrivo al commercio di eventuali farmaci che dimostrino la loro efficacia. Dimostrare l'efficacia di un farmaco, di una malattia rara, di qualunque trattamento è difficile perché le malattie rare colpiscono pochi pazienti, quindi è difficile per effettuare degli studi tradizionali con molti soggetti affetti. Ci sono quindi dei percorsi ad hoc per ogni malattia, possono essere individualizzati, in cui si cerca di raggiungere ugualmente l'evidenza dell'efficacia dei farmaci, però con delle strategie che permettano di fare delle sperimentazioni con un minor numero di pazienti. E questo è molto importante perché altrimenti non si arriverebbe mai per le vie tradizionali o richiederebbe tantissimo tempo e un costo enorme arrivare a trovare delle terapie efficaci. Terapie efficaci per le malattie rare poi possono essere importanti anche per malattie più frequenti, per questo che finalmente l'industria sta concentrando l'attenzione sulle malattie rare, un po' grazie al percorso facilitato, un po' perché si è capito che da una malattia rara si può arrivare a trovare delle spiegazioni e trattamenti per malattie più frequenti.